Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove potete vedere uno sfondo. Allora, questo qua sarebbe in teoria il mio sfondo, però sono messa da parte perché volevo farvi vedere una cosa che ho comprato. Solo che sono totalmente furba, da usarla prima di farvela vedere. Infatti volevo fare tipo un unboxing, ma mi uscirà fuori un video a caso. Si chiamerà la mia mensola orientale. Ho creato una questa mensola, adesso ve la farò vedere meglio. Purtroppo è a specchio, quindi è un po' complicato farvela vedere. Devo cercare di muovere lo schermo, beh, è così. Praticamente c'è il mio giardino zen con la mia sfera del sale dell'Himalaya. E poi c'è questo qua che è il mio nuovo acquisto, che adesso non lo vedete bene perché prima era acceso, volevo cambiare la piramidina, però mi sono bruciato il dito. Comunque ho il giardino zen, con adesso il mio porta incenso a piramide, dietro c'è anche il rullo massaggiatore e questo è un porta incenso sempre. Si può mettere anche l'incenso normale in questo qua. C'è una specie di foro che adesso non vedete, ma c'è un foro dall'altra parte dove si mette la bacchetta. Praticamente, vi spiego, so che si vedrà poco perché. Aspettate, faccio così. Praticamente questo qua l'ho comprata oggi. Volevo farvi vedere l'effetto che fa, tipo cascata, che è bellissima. Il problema è che devo aspettare che si raffreddi il carboncino perché mi sono bruciato un dito. Sì, non guardate com'è perché me lo sono proprio bruciato. Volevo cambiarlo, pensavo fosse già freddo e non lo era. Praticamente fa un effetto bellissimo tipo cascata. Se vuoi vi faccio ovviamente un video ASMR perché penso che sia stupendo, anche se morirò affumicata. Perché fa molto, è proprio l'effetto del fumo, però è bellissimo. Aspetta che si raffredda. Comunque l'ho pagato 4 euro in un negozio che c'è vicino a casa mia che vende tutte cose particolari. Ha detto mi faccio tutta la mensola stile meditazione rilassante zen. Quindi ho messo il giardino zen, ho messo la mia sfera, appunto questa qua che vedete qua, che ci faccio anche gli ASMR là. È una sfera che in teoria si scalda, la scaldo sul termosifone, è calorifero. O potete farlo anche con la padella, ma io non mi trovo. E l'ho usato per fare i massaggi, e lo uso anche per fare tipo la maga mago nei video ASMR, però è fatta col sale dell'Himalaya. E poi ho messo qua ci sono le bustine con le ricariche degli incensi, qua c'è il porta incensi piccolino, che ho gli incensi però li tengo nel cassetto perché non ci stanno tutti qua. E poi ci ho messo appunto questo qua che è il giardino zen con le candele, è tutto. C'è anche il rastrellino qua. Il rastrellino e poi dietro c'è il rullo, quello che uso per i massaggi, ma non lo uso così male quindi lo lascio là dietro. E poi ho spostato i profumi qua sopra, poi quando farò il room tour spiegherò tutto. C'è l'antifurto dei vicini che continua a fischiare. Però fa per vedere, ma non capisco come cambiare il gessetto. Provo a vedere se riesco a cambiarlo. Così ve lo faccio vedere perché l'effetto è bellissimo. Molto di nuovo affumicata. Ovviamente avrò la copertina che vi faccio vedere com'è. Ho fatto anche un video, come lo metterò su Instagram. Quindi se volete vederlo andate su Instagram, rimarrà per sempre lì. Ora provo a vedere se riesco a cambiare il gessetto. Sono riuscita ad accenderlo. Allora, praticamente basta prendere l'affarino e buttare via l'incenso con l'altro incenso. Vuoi dargli una sbatacchiatina? Comunque, vi faccio vedere l'effetto se lo fa. Devo farlo sempre a specchio. Questo è appena acceso. Quindi non lo fa subitissimo, deve prima scaldarsi un po'. Però così ve lo faccio vedere. Spero che si veda perché così si vede meglio. Inizia già a dare l'effetto. Solo che poi, cioè, venendo alle riprese a specchio non è facilissimo. E poi ti fa l'effetto cascata, bellissimo. Ok, si sta prendendo proprio perché dentro invece il gessettino, se non lo tocco che se no mi brucio di nuovo, c'è un buchino. Faccio vedere in primissimo piano. Guardi che bello, poi vado proprio il profumo. Per un ASMR è perfetto. Sembra proprio che cada. Faccio rilassare. Sto rimanendo un po' affumicata. Penso che con le luci verrebbe ancora meglio. Poi farò un ASMR usando magari il tavolino perché sennò mi brucio. Comunque questo qua sarebbe l'effetto. Ok, per non morire affumicata. Tanto da qua si vede un pochettino, insomma. Più o meno si vede. Comunque non toccatelo mai con le dita. Si vede un pochettino che sta facendo il coso. Ho lasciato la finestra aperta che sono molto affumicata perché un
Uno di quelle piramidine ne fa di coso, però ne comprerò poi altre. L'ho comprato nel negozio vicino e questo qua, con le piramidi incluse, era dentro una scatolina di cartone, ho pagato 4 euro. Comunque è carino. Se riuscirò prenderò anche magari il drago, quello che sputa dal naso. Però mi piace tantissimo, cioè fa tutto proprio. Scende anche giù perché ha un buchino. Scende giù, lo faccio vedere adesso, che più brucia, più è carino. Proprio verso la metà. Vedete? È bellissimo. Poi mi stavo in meditazione col giardino zen, guarda com'è bello. Faccio anche la copertina, visto che ci sono. Devo stare un po' ferma, non la faccio. Momento copertina, così non mi tocca fare poi la copertina. Fermino il video qua perché mi sta venendo una sincope. E niente, questo è un mio mini acquisto, diciamo. Poi non so come chiamerò questo video. La mia mini mensola zen, che poi la metterò là sopra perché poi cambia la postazione. Penso di metterla là sopra perché è più comoda, però la volevo tipo a portata di mano, solo che qua è un po' scomoda perché ho paura di ribaltarla se vi do una gomitata, e quindi penso che la sistemerò in diversa maniera. E sentite i rumori sulle macchine che passano sulle pozzanghere. Pensavo poi di farmi una mensola a tema tipo Disney, anche se c'è Dragon Trainer che non è della Disney, però. E poi la mensola di Harry Potter le metterò di là, perché questa mensola che ho sopra, sa, è piena. Quindi un po' la mia programmazione delle mensole. Io vi saluto, spero che questo mio piccolo video vi sia piaciuto. E niente, poi quando finirò la stanza vi farò vedere tutto. Come sempre. Questo video non ho idea di quando uscirà, perché ho programmato i video fino a marzo. Quindi lo vedrete a marzo. Adesso lo sto girando a febbraio. Quindi sono tutti preregistrati, ovviamente. Però ve lo consiglio, è bellissimo, ci sono proprio dei negozi apposta che lo vendono. Io fortunatamente c'ho un negozio vicino a casa che vende un po' di tutto ultimamente. Quindi, dovevo tanto tempo perché mi piaceva veramente tanto, anche se mi sta affumicando la stanza, però me la profuma, dai. Purtroppo c'erano questi qua in dotazione, non è che si poteva scegliere più di tanto, però tanti negozi solo lo vendono. Io ho il mio dito massacrato, bruciato. Lo tengo così per un po' perché c'è la crema. Al prossimo video mi raccomando, lasciate like per l'omino che medita. Ciao. Sotto nei commenti se volete il video ASMR, io lo faccio. Mi sembra che secondo me uscirà veramente bello. Non so quando lo farò, perché devo farlo sul tavolo e non voglio rovesciarmi addosso la cera, quel cerino bollente, perché già sul dito fa male, figuriamoci addosso. Poi non voglio che prenda fuoco il letto. Alla prossima.